Buonasera gentile pubblico, puntata di Diario di Bordo dedicata questa sera alla sanità peligna, in particolare a quella sulmonese. In studio Edoardo Facchini, grazie. Buonasera a tutti e l'avvocato grazie a te. Katia Puglielli, che rappresentano in maniera autorevole il Tribunale per i diritti del malato. Grazie a tanti temi, dal nuovo ospedale fino al sistema delle prenotazioni, dalle mense della cucina, agli aspetti che riguardano invece il personale e la stessa diagnostica dell'ospedale. Non abbiamo tutto il pomeriggio, tutta la serata, però dobbiamo cercare di molto condensare. Molto sinteticamente e molto velocemente cerchiamo di diciamo condensare. Così, la buona notizia, lo stanziamento dei fondi per la realizzazione del nuovo ospedale. Sì, e di oggi il piano triennale, il nuovo piano triennale che viene dalla nostra ASL, dalla Direzione Generale della ASL, che prevede finalmente un po' di milioni di euro per Sulmona. Piano triennale, ci riferiamo a 2014-15-16, il che significa che il piano triennale del 2012 era condensato in un po' di bugie perché non c'era una lira per Sulmona. Invece c'era stato detto dal direttore generale che sarebbero partiti i lavori. Noi prima del 2014 non vedremo la partenza di nulla, anche perché siamo praticamente a fine anno. Però queste prese in giro devono smettere, devono finire. L'altro lato della medaglia è che comunque questi 20 milioni di euro circa sì, sono stati allocati. Sì, nel piano triennale. 14, 15, 16, quindi speriamo che partano. Adesso c'è un bando per la... Certo, dovrebbe esserci anche il bando, perché poi nelle more sono state fatte anche altre delibere per l'acquisto. Quello che ci lascia ancora perplessi è che il direttore generale, soltanto l'altro ieri, ci dice che le perplessità avute da alcuni tecnici, non sappiamo chi, non sappiamo di dove, sembrano superate. Quando noi avevamo detto guardate che l'ala nuova dell'ospedale è in condizioni perfette, mancano soltanto quelle sciocchezze che sono previste poi dalle ulteriori leggi che ci sono state per il terremoto. E parliamo di 20 milioni di euro per realizzare dei la nuovi moduli, una nuova struttura ospedaliera, sì, alle sì, spalle di quella esistente. E certo, quello che era previsto da quel progetto che ci è stato fatto solo vedere tanto tempo fa. E quindi immaginiamo certamente adesso nel prossimo triennio una dismissione dell'ala vecchia dell'ospedale, che sarebbe... L'ala vecchia dell'ospedale non è agibile, ci siamo stancati di dirlo e non l'abbiamo resa noi non agibile, l'ha resa non agibile un ufficio di tecnici e il direttore generale che ha detto sì, quell'ala è inagibile. Però abbiamo lì dentro ancora servizi, sale d'attesa della gente e anche addirittura reparti. Allora, questa appunto è la prospettiva del nuovo ospedale. Nel frattempo, ovviamente, si continua a fare i conti con quello che c'è, l'ala vecchia, l'ala nuova, il CUP, e con i problemi che tutto ciò quello comporta. Quello che c'è comporta problemi quotidiani, che danno sicuramente alla gente una immagine del tutto negativa della struttura che c'è, se no non avremmo il movimento che abbiamo nella nostra sede. Ci auguriamo che non vengano risolte soltanto le cose bene. È arrivato un giovane ingegnere da Roma, al quale ho avuto il piacere di conoscerlo, al quale ho avuto il piacere di dare alcune indicazioni. Bene, se volete farvi una risata, adesso andate al CUP e troverete un nuovo palo con l'indicazione CUP, 4 metri, 2 metri più alto di quello che non si vedeva. Cioè, questo è stato fatto in 3 minuti da un ingegnere che si è reso conto che stiamo parlando di una cosa banalissima, quindi se si vuole, dalla cosa più banale alle cose più difficili, è possibile farlo. Altro esempio, e mi fermo, noi siamo intervenuti nel dire, guardate che tutte le colonnine antincendio che sono attorno all'ospedale sono tritate, buttate per terra, eccetera, questo da qualche anno forse. Il giorno dopo tutte le colonnine nuove erano state messe, allora... Quando si vuole, insomma. Quando, non solo quando si vuole, però ma non è che si deve stare lì col pungolo, col forcone. No, ma un servizio che preveda una ispezione, oppure, poi ritorniamo anche al problema cucine, devono arrivare i NAS per chiuderle. Non era il problema di dover chiamare i NAS per chiuderle. Il problema era, si vogliono chiudere per cambiare il sistema, forse anche per risparmiare, perché forse c'era maggiore spreco. Diciamolo, ci organizziamo, ma evitiamo queste figure che potremmo evitare. Allora, veniamo invece all'aspetto del CUP e per le difficoltà nella prenotazione, qui chiamerei in causa anche l'avvocato.
E per quanto riguarda queste lettere che numerose giungono nelle case di quanti hanno usufruito delle prestazioni negli anni passati, e gli si invita a regolarizzare, cioè a pagare il ticket sulla prestazione, in poche Sì, parole. Si questo deve pagare questa. diciamo che la situazione è molto complessa. Questi cittadini si sono visti recapitare a casa numerose lettere con le quali è stata richiesta il pagamento del ticket relativo all'anno 2011, perché secondo l'ASL il cittadino non poteva usufruire dell'esenzione sulla base della certificazione, dell'autocertificazione che a quella data aveva reso. Quindi a fronte di tutto questo, a detta dell'ASL, ci sarebbero delle dichiarazioni mendaci, con tutte le conseguenze che ovviamente questo potrebbe comportare. E ovviamente il problema nasce dal fatto che nel 2011, il 2011 segnò il passaggio dal sistema dell'autocertificazione al sistema, diciamo, della certificazione sul sistema tessera sanitaria, per cui era il medico a rilevare questo reddito e quindi a mettere l'esenzione. Poi c'è anche il fatto che la legislazione in tema di esenzione non è stata una legislazione molto semplice e c'era una falsa convinzione tra tutte le persone, tra tutti i cittadini, e questo che è quello che abbiamo recepito noi, in base alla quale non avere il reddito determinava, secondo loro, la possibilità di ottenere un'esenzione. Non è così invece, perché intanto i minori di anni 6, i maggiori di anni 65 potrebbero avere l'esenzione. Vogliamo precisarlo perché c'è ancora tanta tanta confusione e molte persone si recano da noi per ottenere queste informazioni. I minori di anni 6, i maggiori di anni 65 hanno diritto all'esenzione se hanno un reddito inferiore a 36.000 euro. Poi c'era questa discrepanza tra la questione dei disoccupati e la questione degli inoccupati. Gli inoccupati sono coloro che non hanno mai lavorato e non hanno diritto all'esenzione, paradossalmente. I disoccupati invece sono coloro che hanno lavorato e che quindi in questo momento si trovano senza lavoro e se nell'anno precedente avevano un reddito di 8.200 circa, ecco che allora hanno diritto loro all'esenzione. Quindi una serie di circostanze che hanno forse ingenerato anche confusione. Queste lettere però non sono da sottovalutare, perché da qui ci sono una serie di conseguenze. Sotto un profilo amministrativo hanno la possibilità di regolare entro 120 giorni. Se non regolano entro 120 giorni, Cioè non... pagano, se regolano significa Sì, pagano, pagano, scusi. perché. Se non regolano la situazione entro 120 giorni, a questo punto si vedranno arrivare una cartella esattoriale dove l'ASL cercherà in qualche modo di recuperare. Ma questo forse è il male minore. Non potranno poi più accedere alle prestazioni di ambulatoristica, alle prestazioni di diagnostica e quantomeno quello a carico del Servizio Sanitario Nazionale. E ancora di più, proprio perché alla base ci sono delle dichiarazioni Falsa. mendaci, si potrebbero aprire anche dei procedimenti penali a carico delle persone. Ovviamente noi non vogliamo creare allarmismo, però se seguiamo quello che è successo nel resto dell'Italia, le dichiarazioni mendaci hanno portato una comunicazione alla Procura e l'apertura di procedimenti Sì, penali a certo, carico potrebbe delle essere persone. considerato dall'ASL un atto dovuto quello di E trasmettere, no? certo, questo è quello che è successo anche nel resto C'è questo dell'Italia. rischio e speriamo di non arrivare fino a questo, che Comunque, sarebbe. diciamo intanto che il Tribunale per i diritti del malato e l'avvocato sono a disposizione per valutare caso per caso Sempre. quello, no? Quello Tutti i che. giorni della settimana, dal lunedì al sabato compreso, perché quando l'avvocato non è presente in sede viene raggiunta immediatamente telefonicamente. Io ci Allora. tengo a dire che noi prima di tutto forniamo informazioni, spiegazioni ad ausilio delle persone. Questo è il nostro compito principale. L'assistenza viene in un secondo ed L'assistenza, eventuale no, momento. io veramente vorrei chiarire che poi le persone sono veramente libere di rivolgersi a procuratori di fiducia, ad altri patronati, il nostro compito è dare informazione. Bene, allora noi a proposito di informazioni anche telefoniche, ci fermiamo su questa questione e poi torniamo per vedere anche i disagi che hanno colpito proprio il CUP e il sistema di prenotazioni telefoniche. A tra poco. Vuoi vendere degli oggetti che non utilizzi? Attrezzi, strumenti musicali, mobili di ogni tipo, qualunque cosa. Portalo da noi. Dalla valutazione insieme a te all'esposizione. E una volta venduto ti contatteremo per il pagamento. Così liberiamo uno spazio in casa tua o nel tuo garage. Se compri o vendi, vieni a trovarci. Sala espositiva dell'usato, Viale dell'Agricoltura Sulmona, vicino Clinica San Raffaele. Telefono 0864 25 30 76. Un mondo magico dove trovi oggetti davvero unici. Confezioniamo e personalizziamo con amore e professionalità confezioni, bomboniere e articoli da regalo.
per le cerimonie e le occasioni più importanti, per un piccolo o grande regalo, fatti consigliare da Fancy. Corso video 65 a Sulmona. Fancy, dove un pensiero è per sempre. Le mamme felici, i bambini contenti, Bimbomania è per tutti! Punto di riferimento per le mamme in dolce attesa, intimo gestante, corredino e abiti per il battesimo. Abbigliamento fino a 16 anni da cerimonia casual. 200 metri quadri di prima infanzia, giocattoli e accessori di puericoltura. Per la felicità di mamme e bambini, Bimbomania, via della Repubblica 7 Sulmona. Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di A Peso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti. Compriamo oro e argento alla massima valutazione di mercato. Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio, massima trasparenza e pagamento immediato in contanti. A Peso d'Oro ti aspetta a Sulmona, in Viale Roosevelt 31. Lo sapevi? C'è un'azienda che lavora per te e per l'ambiente. Per una casa sicura con una corretta evacuazione dei fumi prodotti dalle fonti di calore. Con PM sei sicura. Sicura degli oltre 60 anni di esperienza nel settore dei comignoli e delle canne fumarie che ne hanno fatto un leader a livello europeo in termini di innovazione, tecnologia e design. PM. Con te. Con l'ambiente in cui vivi. Mater Natura, centro materno infantile, fiore all'occhiello della realtà abruzzese, che oltre alla vendita di prodotti di altissima qualità, mette a disposizione personale altamente qualificato che vi garantisce un reale sostegno nel periodo più bello della vostra vita tramite corsi di formazione e consulenze private, per tutelare una genitorialità a contatto ed ecocompatibile. Mater Natura, via Cappuccini 62, Sulmona. Torniamo in studio con Edoardo Facchini per chiarire e per sapere se è stato risolto questo problema, che questo guasto telefonico, questo guasto delle linee per le prenotazioni telefoniche al CUP di Sulmona. Il problema non è stato risolto, il problema non si sa quando sarà risolto, perché il CUP, o meglio la ASL, mette sotto accusa la Telecom, che ha problemi in quanto impresa o ditta fornitrice. Allora noi chiediamo alla ASL di chiedere immediatamente risarcimento danni, perché sono ore e ore che i cittadini perdono e rischiano anche di dover tornare a casa senza aver fatto le prenotazioni. Questo è insostenibile, se a questo si aggiunge l'insostenibilità di un CUP che ha sempre funzionato male per una serie di motivi, infatti non ci riferiamo al personale, ma per una serie di motivi, non ultimo quello della informatizzazione che non funziona e che crea ulteriori problemi. Al di là anche proprio della struttura logistica. Certo. La struttura logistica, lo abbiamo detto tantissime volte, non esiste in Italia un CUP in cui bisogna attraversare una strada per poter accedere e si è in una stanza tutti insieme con tutto quello che le persone malate possono avere. Ottimisticamente speriamo che col nuovo ospedale possa arrivare anche poi una... Ce lo auguriamo di cuore, perché gli spazi dovrebbero essere recuperati e quindi anche uno spazio per il CUP dovrebbe assolutamente uscire. E se mi consentite, colgo l'occasione un istante solo per ringraziare il dottor Felzani del San Raffaele e tutta l'organizzazione della manifestazione prevista per domenica per lo sport e la disabilità. Noi saremo sicuramente presenti e diamo la nostra solidarietà. E poi vorrei ringraziare il sindaco per essersi mosso, perché io, la nostra associazione ha sofferto l'assenza di un'amministrazione comunale per un lunghissimo periodo, per un periodo lungo anni. Adesso abbiamo questa possibilità di metterci a disposizione di un'amministrazione comunale per quello che è possibile, dare le sollecitazioni che noi possiamo dare e avere risposte da un sindaco che comincia ad avere, ecco, ultimamente è stato dal direttore generale, lui riporta ottimisticamente un aspetto positivo dell'incontro, noi no, però non fa niente, almeno c'è stato. Va bene, con l'avvocato Puglielli invece analizziamo la questione, quest'ultima sentenza che ha intervenuto in materia anche di redditi in ordine alle invalidità.
Sì, una sentenza del Tribunale di Sulmona che sicuramente si conforma, diciamo, ad un precedente della Corte di Cassazione. Molte persone si sono viste in materia di prestazioni assistenziali, prestazioni economiche, parliamo di pensione inabilità, assegno di invalidità, si sono viste rifiutare questa pensione sulla scorta del fatto che venisse computato da parte dell'INPS al fine del reddito imponibile il reddito della prima casa. Orbene, la Cassazione già nel 2012 aveva precisato che questo reddito non deve essere calcolato. Tuttavia l'INPS evidentemente è rimasta disatteso, diciamo, un po' questa pronuncia, certo, forse non considerandola un precedente autorevole, non lo sappiamo. E, però quello che ci interessa noi per quanto riguarda il nostro territorio è che comunque portato al vaglio del Tribunale di Sulmona un caso di questo genere, il Tribunale si è uniformato alla pronuncia della Corte di Cassazione. E però chi magari è stato in qualche modo escluso dalla... Queste persone potranno, se ci sono ancora i presupposti, nel senso se non sono passati troppi anni, possono effettuare ancora, chiedere al giudice, quindi ricorrere ad un'autorità giudiziaria, in questo caso a quella di Sulmona, per ottenere tutti i ratei non versati di questa pensione. Quindi si possono vedere tranquillamente riconoscere questo diritto e ovviamente sotto il profilo economico insomma avere un bel ritorno di... Sì, se non, certo, il lavoro non vi manca, mettiamola così. Assolutamente no. Certo, sarebbe più semplice se le amministrazioni dialogassero di più, fossero, sì, più, no? Senza, sì, arrivare necessariamente... Abbiamo anche questa necessità anche per sentirci meno responsabilizzati di quanto siamo. Senta, invece in ordine alla diagnostica, allora, i tempi d'attesa innanzitutto, perché abbiamo letto che sono tempi d'attesa, i tempi che di superano attesa, ormai purtroppo, sì, i 365 sì, giorni. Sì, sì, sì. Soprattutto per alcune cose. Sembra che qualcosa si stia risolvendo, però i tempi di attesa hanno una serie di fattori che influiscono su questo. Non ultimo anche quello della spinta da parte di alcuni medici, io non ho remore a dirlo, sulla medicina privata, verso la medicina privata o verso gli studi, che comportano queste cose, ovviamente insieme ad altre, ritardi nelle liste d'attesa. Poi il caso particolare dell'eco color Doppler deriva dal fatto che la dottoressa è stata male, che non è stata sostituita se non saltuariamente e che adesso forse si va a risolvere definitivamente con la presenza di tre unità qui. E per il resto continuiamo a insistere sul fatto che questa struttura ha 160 posti letto che non ha. Sulla carta avrebbe 160. Sulla carta avrebbe 160 posti letto, ci auguriamo che quando sarà finita anche l'operazione del completamento dell'ospedale eccetera, si torni a quei 160 posti letto, a quelle attrezzature, e in questo caso parliamo anche della TAC e non solo della TAC, che devono esserci e devono funzionare. Senta, in conclusione, allora questa, diciamo così, politica di smantellamento dei servizi dell'ospedale di Sulmona, secondo lei può, diciamo, essere considerata in qualche modo arrestata? O la vogliamo considerare arrestata se l'amministrazione ci resta vicini? Perché noi stiamo facendo di tutto, perché l'andare sui giornali e venire qui in televisione significa che c'è questa volontà di contrastare in qualche modo quello che in parte viene chiamato malasanità, in parte, se mi consentite anche questo, dipende da una cattiva organizzazione a certi livelli. Se si riesce a fare questo, non solo riusciremo a bloccare lo sfascio che si può prevedere, ma potremmo anche migliorarla di molto, questa situazione, ad arrivare a una situazione che non è quella di degrado, ma è quella di risposte immediate e utili al cittadino. Cittadino non di Sulmona soltanto, ma del nostro territorio. Vabbè, anche perché oggi deve servire un comprensorio che effettivamente va da Castel... Insomma, non abbiamo più ospedali se non quello di Sulmona. Castel di Sangro, 40 posti letto, non lo possiamo considerare ospedale. È lo stesso Popoli, ovviamente. C'è solo Sulmona, Popoli praticamente è stato chiuso, ma... E i tagli alla sanità comunque pare siano stati a livello governativo... A oggi è stato votato non ricordo adesso come si chiama, e la sanità è stata salvata, cioè i 4 miliardi che dovevano togliere la sanità non sono stati tolti, e credo anche alla disabilità e al sociale, quindi è importante. Va bene, allora ricordiamo con l'avvocato che il Tribunale è a disposizione come consulenza, sì, e come forma di informazione, certo,
soprattutto, quindi tutti i giorni, c'è lo sportello, la casetta prima dell'ospedale, l'ufficio prima dell'ospedale a disposizione della utenza. Certo. Va bene, grazie allora a Katia. Grazie a voi. E grazie a Edoardo Facchini. Buona serata a tutti. Buonasera. Grazie ovviamente per quello che fate e per essere stati con noi questa sera. Grazie al nostro pubblico, appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Dance, 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 dance.